E l'evento dedicato alle chiese genovesi è un po' il coronamento di 3 anni di lavoro che è iniziato in digitale nel 2020 ed è proseguito in questi ultimi anni. E direi che in questa edizione, con già circa 10.000 prenotazioni, ha confermato qual è l'importanza che i cittadini non solo attribuiscono a questi elementi importanti del territorio. L'idea è proprio quella di riportare le persone a scoprire quanto di bello, di straordinario, di importante storicamente, artisticamente c'è sotto casa e al centro del territorio genovese, quindi centro storico, ma non solo. Sono comprese in questa edizione, ad esempio, le grandi chiese che stanno sulla corona della città, quindi santuari come la Madonnetta, San Francesco da Paola, la Madonna del Monte, ma anche San Rocco, Sant'Anna e, ad esempio, nel cuore del centro storico genovese, la chiesa di San Pancrazio, che da circa 2 anni era chiusa per restauro, che adesso invece riapre grazie al Sovrano Ordine di Malta, ma anche luoghi come San Donato, la chiesa davanti alla quale siamo, che conserva l'importante politico di Jost Van Kleve, e tutte quelle altre occasioni che, ad esempio, interessarono incredibilmente, no, in realtà molto credibilmente anche Pietro Paolo Rubens, che capì subito che palazzi, ville, chiese erano elementi che facevano parte di una cultura del territorio, che Genova ha sempre avuto, ha sempre portato avanti e che noi oggi dobbiamo riscoprire proprio per dare a questa il giusto valore, che credo sia la parola giusta, cioè il discorso di valore che viene spesso avvicinato all'aspetto monetario economico, è in realtà un aspetto di conoscenza. Il valore è qualcosa che determina il miglior modo di vivere un'area urbana, soprattutto, ma non solo, e quindi noi oggi dobbiamo imparare a restituire valore. Questo si può trasformare anche in vantaggi economici, ma non è solo questo lo scopo. Quindi noi ci auguriamo di vedervi numerosi. Vi potete prenotare ancora su www.visitgenoa.it/chiesedeirolli e vi aspettiamo a questo incontro con il nostro patrimonio, il nostro territorio. Buongiorno a tutti, sono Francesca Sandri, faccio parte della cooperativa Daphne, sono una guida turistica, e per la promozione del Sestiere del Molo stiamo proponendo una serie di visite guidate, una delle quali, che ha avuto un grandissimo successo perché per fortuna è già al completo, è stata proposta per questo weekend di gennaio, sabato 7 gennaio, alle chiese di San Donato e di San Cosma e Damiano, nell'ambito dell'evento per le chiese dei Rolli del Comune di Genova. Ne proporremo tante altre per la promozione di questa zona della città, quindi con le chiese di San Donato, di San Cosma e Damiano, i Giardini Luzzati, la zona di Santa Maria di Castello e tutta la zona, per esempio, di Campo Pisano, di Sarzano, per permettere alla comunità e ai cittadini di godere di questa splendida zona di Genova.